faceva l'allarme, non andavo in rifugio sul campanile, le saltavo, perché io ero più sicuro che aveva punta, per dire una bomba, e si era come no. Allora Valtri Boscarati? Sì. Cosa facevi? Cosa veniva l'allarme? Gli dava l'allarme, che gli era gli apparecchi, e una prima sulla banca, e andavamo a saltare. E che gli era altri che andava sul campanile? Sì, che gli era altra gente, dai, anche i casetti di Sant'Agni, al Borgo, che gli era anche una osteria banca. Le Santi, sono anche e vai. Ma che ne stava pochi però su sto campanile? Tanti noi. Dopo mi diceva detto sua mamma di Don Favaretto e le volte mi diceva vieni dentro per qua e ora noi altri andavamo a fare il giro e andavamo e mi correva anche il cagnetto noi altri in barca sì e sette e il cagnetto guarda Dio a nuoto e caspita di era che aveva un affare con me, che se ne ha negato, me se ne ha negato, e un amico diceva, mia mamma ti vedeva sta testina, e correva dentro una sera la signora, sua mamma, che è Don Giovanni, a me, e dice, mamma mia, che sei con cane. Dentro il campanile. E gli ha veniva caduto, povero vecchio. Qualche volta se lo teneva a casa mio papà, perché mio papà non veniva a casa. Andava, si posava su un paier, su un paier di paglia, con il can. Era il can tremava perché sentiva che, e sapeva che era. E sui suoi gambe, e mi trovava un cammino e dicevo, su paier, posa. La speranza, una? Ma è successo qualche volta che ha bombardato il campanile? Qua il campo lo hai mai bombardato? No. Mi tradiamo. La prima volta mi ricordo, mi era solo uno, mi era sugli apparecchi. Chi vi stava? Mi ricordo che era una signora che stava, e gli era venuta a star qua. E che aveva un bambino in braccio e mi diceva, fra causo? Sì, sì, mi tradiamo, che mi tradiamo, che c'è ancora i tacchi. Tianga. Gli era i cosi, gli americani. E che altra guerra si ricorda? Beh, prima venivano due o tre granate dal Piave sul cimitero del San Giuseppe. Del cimitero San Giuseppe, ma insomma.